Alleluia. Gloria a Dio. Scusate l'emozione che sono un po' timido. Ringrazio il Signore di essere qua. È sempre bello stare insieme, no? Ringraziare il Signore per quello che Lui ci ha fatto. Io fino a 4 anni fa vivevo una vita totalmente sregolata, senza regole. Per me il mio motto era vivi la vita il massimo che puoi, divertiti, godi quello che il mondo ti offre. E questo era il mio obiettivo, quindi di approfittare, perché in Brasile c'è un detto, no? Noi brasiliani diciamo spesso il domani appartiene a Dio. Noi abbiamo questa cultura religiosa, da piccolini comunque si crede in Dio, ma e io credevo in Dio, che c'era qualcosa, però non cercavo, non mi interessava di Dio, e fino a quando ho iniziato a avvertire la necessità, comunque avevo bisogno di consolazione, di un padre, che mi guidasse. E un giorno ho ascoltato la parola di Dio e quelle parole mi hanno toccato, veramente iniziavo a piangere mentre leggevo la Bibbia e iniziavo a riflettere sulla mia vita, riflettere che la vita prima o poi finisce, che non è solo qua, non può essere, altrimenti sarebbe così triste. E io mi facevo delle domande e mentre leggevo la scrittura, quelle parole di Cristo mi colpivano. Gesù disse: io sono la via, la verità e la vita, io sono la risurrezione e la vita, chiunque crede in me anche se muore vivrà. E quelle parole mi toccavano e mi producevano fede, credevo come un bambino e ho creduto che Gesù era il figlio di Dio, che è venuto nel mondo per salvare tutti i peccatori. E io, leggendo la Bibbia, mi sono reso conto che ero un peccatore, che ho peccato contro Dio, e lì ho iniziato a chiedere perdono a Dio. Signore, perdonami. Ho fatto una preghiera semplice, con tutto il cuore, e in quel momento lì ho sentito la liberazione, una pace. Piangevo, mi ricordo, sentivo una consolazione, una liberazione da tutti i miei pesi, da rancori, da sentimenti non buoni. E pian piano ho iniziato a seguire i comandamenti di Dio. Non sentivo più il desiderio di andare a ballare per trovare una gioia, una felicità. Non sentivo più il desiderio di ubriacarmi, di andare a fare questi divertimenti che il mondo ci offre. Ma in Gesù realizzavo sempre di più che mi dava tutto quello che l'uomo ha bisogno: la consolazione, il perdono, l'amore. E mi sono convertito. Sono convertito a Cristo, non a una religione, ma a Gesù. Gesù disse: imparate da me. Gesù non presentò mai una religione, ma presentò se stesso. È Lui che salva, è Lui che perdona i peccati, è Lui che dà la vera vita, è Lui che è morto, l'unico che è morto per i nostri peccati, e ancora oggi vuole che l'uomo vada da Lui così com'è e abbia la vita eterna, perché Gesù ha promesso la vita eterna. Io tempo fa, qualche giorno fa, ho trovato il mio ex allenatore di pugilato. Io facevo pugilato e credevo di fare carriera, era una passione mia, mi piaceva. Da piccolino ho sempre fatto lotte, e quando ho iniziato a fare pugilato qua in Italia,
per me mi sfogavo, mi dava soddisfazione, volevo fare carriera. Dopo un mese mi hanno messo a fare gli incontri e andava abbastanza bene, mi incoraggiavano. Dopo mi sono fatto male alla spalla, ho smesso. E qualche giorno fa, dopo tanti anni, ho incontrato il mio ex allenatore e lui mi guarda e mi dice: "Dai, vieni in palestra, sei nato per quello". Io gli ho detto: "Sai, Marco, io non ce l'ho più quell'odio che avevo prima". Lui mi allenava, mi conosceva bene, sapeva che sentimenti avevo nel cuore, quanta cattiveria, quanto odio che mi spingeva a tirare i pugni. Faceva rissa anche. E io gli ho detto questo: "Come faccio a combattere adesso? Io mi sono convertito a Cristo e Cristo mi ha cambiato il cuore, mi ha dato amore, alleluia, e quindi non posso più, non ce la faccio". E lui mi ha detto così: "Sai che vedo il tuo volto che è cambiato, ti vedo sereno, sai?". E io gli ho detto: Gesù cambia il cuore. Alleluia". E così Gesù cambia il cuore, mi ha cambiato e vuole ancora cambiare il cuore di chiunque vada da lui. Dio ci benedica.